corsia 3, Atletica Vicentina, in corsia 2. Le favorite verosimilmente le Cuspro Patria Milano con Ilaria Burattin e le gemelle Serena, Alexandra e Virginia Troiani nell'ordine che ho citato, quindi un'ottima bracco atletica con Alessandra Iezzi, Giancarla Trevisan, Maya Brunei e Alessia Brunetti, e quindi l'Atletica Roma Quacetosa con Bezzi Torriente, Sofia Bella, Flavia Bianchi e Anna Gresta. Quello che potrebbe essere tutto milanese con Ilaria Burattin che sta rinvenendo su Alessandra Iezzi. Cuspro Patria Milano e Bracco Atletica. Attenzione però anche alle frazioni finali dell'Atletica Brescia. Ilaria Burattin, uno sguardo all'esterno sulla junior dell'Atletica Brescia, Alessandra Iezzi. Burattin che è scesa a 53-65, Iezzi ha debuttato con 54-65 in questa stagione. Parte Serena Troiani, ieri di bronzo negli 800, parte per la Bracco Atletica, niente meno che Giancarla Trevisan che vinse il titolo italiano assoluto due stagioni or sono e che fa parte del gruppo azzurro della 4x400. Serena Troiani con Giancarla Trevisan in seconda posizione. L'Atletica Vicentina in terza posizione dopo la con una bella azione di Alice Muraro, ostacolista. Giancarla Trevisan prova la rimonta nei confronti di Serena Troiani, ma Serena Troiani anch'ella in eccellente condizione, l'abbiamo visto ieri negli 800 metri, testa a testa tra le due, Serena Troiani, Giancarla Trevisan. Serena Troiani andrà lei a cambiare dal prima, a lanciare la sorella Alexandra che ieri è stata settima nella finale individuale, mentre parte Maya Brunei per la Bracco Atletica, parte Moyet Kouakou per la Vicentina. Quindi dovremmo avere poi la Quercia Trentingrana in quarta posizione, tallonata da Alexandra Almici, della campionessa italiana juniores per l'Atletica Brescia che va al sorpasso per la seconda posizione. Ci sarà Anna Pulinari in ultima frazione. E attenzione alla rimonta dell'Atletica Brescia che potrebbe piombare sulla Vicentina e poi sarà un gran finale. La giovanissima Zotte Sarolo opposta a Pulinari, ma restiamo sul Cuspro Patria Milano che è in testa, più volte a un passo dalla vittoria, tricolore nella 4x400, ora con Alexandra Troiani potrebbe andare a portare il testimone al comando all'ultima frazione alla gemella Virginia per andare a vincere questa 4x400. Parte Alessia Brunetti per la Bracco Atletica, parte Zotte Sarolo per la Vicentina, parte Anna Pulinari per l'Atletica Brescia. Cambio titolo difficilissimo per la Vicentina, la Brescia, l'Atletica Brescia se ne va e quindi il podio potrebbe essere cosa fatta. A Virginia Troiani al comando, in seconda posizione Alessia Brunetti, in terza Anna Pulinari. Tutte atlete che si sono migliorate in questa stagione, 52-66 Pulinari, il miglior tempo individuale, 52-82 per Virginia Troiani che è stata sesta ieri, Pulinari è stata quarta. A 54 basso si è portata Brunetti quest'anno. Virginia Troiani va a mettere il sigillo, attenzione, è un grande tempo tra le altre cose a livello di risultato di società per il CUS Pro Patria Milano. Esce un grandissimo tempo, è la migliore prestazione italiana di società, 3:31:16 a cancellare il 3:32:50 del centro sportivo Esercito. Per il CUS Pro Patria Milano, alla fine chiude in seconda posizione la Bracco Atletica e in terza piazza l'Atletica Brescia. Cade una migliore prestazione italiana di società, da parte peraltro con la firma peraltro di una società civile e con la firma tra le altre cose di tre sorelle, Serena, Alexandra e Virginia Troiani, che con Ilaria Burattin vanno a piazzare non solo un titolo italiano, con i complimenti del presidente, l'avete visto comparire nell'inquadratura Alessandro Castelli, non solo del titolo italiano ma anche dell'uomo limite italiano di club. Ufficiale 3:31:16 a migliorare il 3:32:50 dell'Esercito nel 2016, quindi si chiude con l'acuto questa rassegna tricolore con le gare di corsa. Parino a 52:96, quinta Pascalina Danek 52:53. Prendete nota di questo risultato, 3:31:16 è il nuovo limite italiano di società per quanto riguarda la 4x400 femminile. Completiamo